Questo servizio è offerto da. Amici di Rally Dreamer, oggi ci troviamo a Urbino, uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui conserva appieno l'eredità architettonica. Dal 1998 il suo centro storico è patrimonio dell'umanità UNESCO. Le origini di Urbino sono antichissime. Il nome romano Urbinum deriverebbe dal termine latino urbus. Urbum è il manico ricurvo dell'aratro, ma è nel 400 che la città vive il suo massimo splendore. Ed è soprattutto grazie all'apporto di Federico di Montefeltro che Urbino acquisì quell'eccellenza monumentale e artistica la cui influenza si è largamente estesa al resto d'Europa. Questo grande mecenate, infatti, seppe non solo trasformare Urbino in una magnifica corte principesca, ma anche attrarre nel Ducato il meglio che la cultura umanistica rinascimentale italiana potesse offrire. Piero della Francesca, Luciano Laurana, Leon Battista Alberti, Francesco di Giorgio Martini, Girolamo Genga ed il padre di Raffaello, Giovanni Santi. Sia Bramante sia Raffaello mossero i primi passi proprio qui ad Urbino. Raffaello, in particolare, si formò nella bottega paterna ed esordì con opere commissionategli dalle vicine località del Ducato. Ma adesso è arrivato il momento di accendere i motori e dare il via al 29° Rally Adriatico. Un abbraccio, quello di Urbino, che ha coinvolto con grande trasporto tutti gli equipaggi al via del rinnovato progetto di PRS Group, ancora all'insegna di polvere, passione e tricolore. Elementi esclusivi che hanno fatto da cornice al primo appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 5, contesto contraddistinto da due gare su terra, il Rally Adriatico ed il San Marino Rally, e da altrettanti sviluppati su fondo asfaltato, il Rally di Salso Maggiore Terme ed il Rally Città di Modena. Ma ora andiamo a godere dei decibel sparati in prova speciale, con le nostre telecamere attente a cogliere ogni minimo particolare regalato dal Rally Adriatico. Una gara, quella espressa sui chilometri delle tre prove speciali San Fiorano, Molleone e Montalto Torugo, che nella sua formula regina ha confermato il ruolo di primatore di Paolo Andreucci, tornato ancora a ruggire sulla Skoda Fabia Rally 2 gommata MRF. Una toccata all'avvio ed il ruolo di spazzino al quale negli anni si è abituato, partendo prima di tutti, non hanno certo condizionato il pilota Garfagnino, protagonista della rimonta su Enrico Oldrati, concretizzata nella quinta speciale. Questo, in sintesi, il resoconto offerto dal tricolore. Agonismo, tante spazzolate ed un tot di pathos che hanno regalato all'apertura del CRZ, condiviso da Emilia Romagna, Marche e San Marino, il miglior biglietto da visita possibile. Noi di Rally Dreamer, come da tradizione, abbiamo dedicato ampio spazio al format, scrivendo l'ennesima pagina di una storia lunga 9 mesi e capace di coinvolgere tutto lo stivale. Il primo scratch sulla San Fiorano di apertura ha portato la firma di Enrico Oldrati, con la sua Skoda Fabia Rally 2 4 secondi più veloce della prima inseguitrice gemella portata in gara da un Emanuele Dati. Distacchi marcati, quelli offerti dai primi 8 km di gara, con la Hyundai i20 N Rally 2 di Andrea Dalmazzini, terza a 10 secondi di ritardo dal vertice. Numeri che hanno assunto contorni ancora più definiti nella prova successiva, la Molleone, con Enrico Oldrati ancora in gol e Jader Vagnini, su Skoda Fabia R5, a far registrare il secondo miglior tempo. Uno score che non ha cambiato le carte in tavola, con Enrico Oldrati a comandare con maggiore enfasi ed Emanuele Dati a cercare l'acuto per recuperare 17 secondi di ritardo dal leader. I 5 km della Montalto Tarugo hanno poi mandato in archivio il primo giro di speciali, con Enrico Oldrati ancora a fare la voce grossa ed Emanuele Dati a migliorare sensibilmente la prestazione, garante del consolidamento della seconda piazza in una classifica provvisoria che, guardando alla Coppa Rally di zona, vede il leader all'avvio della fase centrale del confronto assecondato da un margine di poco inferiore ai 20 secondi. Terzo è Andrea Dalmazzini, intento nel guardarsi le spalle da un arrembante Jader Vagnini, distante 5 secondi.
È proprio il sammarinese nella PS4 a rosicchiare ad Andrea Dalmazzini un secondo e mezzo. L'unica nota da segnalare in un leitmotiv che vede ancora Enrico Eldrati lanciato al traguardo ed Emanuele Dati a difendere con forza la seconda piazza. Sulla quinta prova, la Molleone, c'è gloria anche per Jacopo Trevisani con la sua Skoda Fabia Rally 2, protagonista del miglior tempo. Chilometri che hanno visto concretizzate le ambizioni di rimonta di Jader Vagnini, salito in terza posizione provvisoria spintonando dal podio, per un secondo, Andrea Dalmazzini. L'acuto se l'era ripromesso anche Emanuele Dati e così è stato sulla sesta speciale, contesto che gli ha riservato il miglior tempo con un decimo di scarto verso il mattatore Enrico Eldrati. Andrea Dalmazzini rosicchia mezzo secondo a Jader Vagnini, alimentando prospettive rese concrete nella speciale successiva, la prima del giro conclusivo, valsa la riconquista della terza piazza. Ad una speciale dal termine sono 32 i secondi ad anticipare i titoli di coda tanto cari ad Enrico Eldrati, con Emanuele Dati e la sua Skoda Fabia Rally 2 prime alternative al leader ed Andrea Dalmazzini a capitalizzare 2 secondi di vantaggio sull'inseguitore Giuseppe Dettori, quarto, ma deciso a spremere al meglio la sua Skoda Fabia per sognare il podio. Evoluzioni che abbiamo vissuto con l'occhio delle nostre telecamere, ben attento ai protagonisti dei confronti di classe, chiamati al primo appello di Zona 5. Presentazione sotto i Torricini, penso che sia per una gara così importante veramente uno scenario, un teatro speciale, ma chiaramente tutto il nostro territorio. Poi con queste bellissime giornate non ho seguito io direttamente la corsa, ma mi hanno detto che veramente tutti i partecipanti erano entusiasti, quindi siamo contenti anche del giro che le macchine hanno fatto, che appunto i partecipanti hanno fatto anche all'interno del centro storico. Sicuramente sì, abbiamo avuto la partenza 110 equipaggi in totale tra le tre manifestazioni, quindi direi un ottimo risultato. La location di Urbino è piaciuta, le prove speciali altrettanto, quindi direi che fortunatamente la nostra scelta è stata premiata. Nella RA5N a prevalere in un confronto a due festeggiando l'arrivo sono Armando Betta e Mattia Righetti su Suzuki Swift. Unici rappresentanti della classe N2 su Citroën Saxo sono stati i sammarinesi Michael Lanci e Fabio De Luca, equipaggio che ha concretizzato le aspettative nella splendida cornice di congedo proposta da PRS Group. 4 gli equipaggi che hanno alzato i toni della classe N3 ed una Renault Clio RS bagnata dai brindisi. È quella di Marco Mangiarotti e Giancarla Guzzi, 12 secondi più leggera di quella dei primi inseguitori. Tanto interesse e grande agonismo nella classe Rally 5 che ha coinvolto gli equipaggi del campionato italiano assoluto Rally Junior. A festeggiare sono stati Davide Nicelli e Tiziano Pieri con la loro Renault Clio RS Line gommata Pirelli e messa a disposizione da Motorsport Italia. Andrea Bucci e Giancarlo Rossini tengono alta la Griff R3 con la loro Renault Clio all'arrivo di un confronto caratterizzato da tanta qualità che li ha visti unici rappresentanti della categoria. Toni alti a tratti altissimi nella classe Rally 4. La Peugeot 208 ha confermato ottime sensazioni a Nicolò Marchioro e Marco Marchetti, vincitori anche nella classifica a 2 ruote motrici. Nel contesto riservato alle 4 ruote motrici, primato di classe N4 per Matto Nen e Giulia Taglienti, con la loro Mitsubishi Lancer Evolution, primatista con 3 minuti di distacco sulla prima vettura inseguitrice. Mitsubishi bagnata dai brindisi, ma in versione R4, quella portata sulla pedana da Filippo Baldadini e Diego Zanotti, unici interpreti della classe sulla versione Evo 9 della giapponese. Riccardo Rigo e Diana Darderi prevalgono con la loro Citroen DS3 nel confronto riservato alle vetture di classe N5, regalando spettacolo ed assecondando ancora una volta quel pizzico di curiosità che suscita il progetto. L'ultima prova speciale non ha certo scombinato gli equilibri espressi in precedenza, ma ha regalato ad Andrea Dalmazzini lo scratch per chiudere la pratica terzo posto, condiviso con Andrea Albertini sulla Hyundai i20 N Rally 2. Abbiamo preso un po' di punti, poi vedremo come continuare. La gara ci è piaciuta, ci siamo tolti un po' la ruggine che avevamo. Macchina nuova, tutto nuovo, quindi siamo contentissimi. La macchina ha un buonissimo potenziale da sviluppare. Noi ci dobbiamo rimettere in forma, poi speriamo di arrivare sul podio.
Un passo importante, quello espresso dalla Skoda Fabia Rally 2 del versiliese Emanuele Dati. Con Giacomo Ciucci alle note, il pilota ha portato a conclusione una performance di altissimo livello, valsa la seconda posizione nella classifica CRZ. Direi molto bene, siamo ai piedi del podio, molto vicini. La scorsa gara abbiamo avuto un problema di una foratura, più o meno eravamo nella stessa posizione. Qui purtroppo stamattina ci ha attardato molto la polvere, ci ha fatto perdere molto tempo e abbiamo pagato quello, però dai, siamo in crescita e questo è l'obiettivo principale. Spero di fare bene ancora nelle prossime. La Coppa Rally di Zona 5 ha il suo primo re e risponde al nome di Enrico Oldrati. Una prestazione rivolta fino alla quinta speciale anche in ottica generale, con Paolo Andreucci costretto a rincorrere. La vittoria nel confronto CRZ è una perla, condivisa con Elia De Guglio sulla Skoda Fabia Rally 2 Evo. Sì, molto importante, infatti con un ottimo secondo posto riusciamo a scalare un po' la classifica finale. Riesco a, diciamo, tutto sommato la gara ci ha portato un secondo posto, contentissimo, anche perché è il mio primo secondo posto, quindi non so che altro aggiungere. Adesso speriamo di continuare così per le altre gare del campionato e vedremo alla fine dove saremo.